Baron, nuovamente parità dopo tre minuti nel corso di questo terzo quarto, poi c'è il canestro. Anche questo canestro, onestamente, Shields, se faceva di più avrebbe commesso fallo. E qui il fallo viene commesso su Zabas. Il quintetto per Milano che adesso gioca la sua prima azione d'attacco dell'ultimo quarto. Napier fa saltare Parks, appoggia. Napier rimane con Tambone, ancora Pelica si avvicina per portare un altro blocco. Cambia Kravic, Napier lo attacca, lo batte, va al ferro. Manovrata, prova a partire lui. Pernizzi in qualche modo gli nega il corridoio. Allora si alza da tre. Può uscire dall'altra parte Baron, adesso sì, può ricevere, mette palla per terra, riapre, Napier sistema i piedi, spara e segna. Poi torna indietro, va da Melli sulla punta dell'arco, ribaltamento per Napier, piccarrò con Melli, penetrazione di Napier, Jaite aiuta Napier. Nell'azione offensiva partendo da Melli, palla in mano, end off per Tonut, poi Napier sulla punta dell'arco, si ritrova libero, ha spazio per la... Folkman in palleggio, scarico per Heinz, non è pericoloso da quella situazione, infatti cede a Napier, che gli cede il pallone a sua... Una delle migliori squadre nel tiro da tre punti di tutto il campionato. Napier parte di mano, sinistra, arriva fino in fondo, reverse! Ancora Cappelletti, rimangono solo 7 secondi per l'attacco Olimpia, tiro di Napier da molto lontano! Gli arbitri, il possesso è stato dato a Milano in seguito alla palla 2, non alzata chiaramente, ma con la regola del possesso alternato. Napier sulla pressione ancora di Hackett, prende il blocco da Heinz, Napier va fino in fondo, appoggia il suo. L'economia della partita, perché Milano fa molta fatica a leggere i passaggi e avere circolazione di palla. Napier da tre, azione! Prestazione delle 5 triple segnate in gara 1. Napier si patote a rimorchio Shields. Ovviamente adesso il tiro da fuori sbagliato da Hackett, dall'altra parte Napier passa dietro l'avversario. Scelza ancora per Napier, prova a partire Napier, si ferma, prova a tenere giù di gambe Gentile, poi grande assist. Il posto di Niccolò Melli rimane in campo da 4 anche adesso, con tre piccoli Napier, Hall e Baron a completare il quintetto. Shabazz sul suo playmaker, cambio difensivo, Gilei su Napier, prova ad andare in fondo, sotto mano di sinistra. Rimane con Napier, solo 11 secondi per andare al tiro, si avvicina anche Brandon Davis, Napier attacca, arresto e tiro. Più 6 per Venezia, Melli ancora per Napier, si alza da 3, Napier ancora! Coglie poi De Laurentiis, sfrutta il suo vantaggio fisico vicino al ferro per prendere il rimbalzo d'attacco e dare un extra possesso. Ecco il pick and roll che si crea, Napier torna indietro, sfida meglio con il crossover, prova ad attaccarlo, in mezzo all'area pitturata, ma fine... Di Melli, di nuovo Napier, uno contro uno su Abdulrahman, si crea lo spazio per tirare, va a prendersi il fallo. Chiamare lo gioco d'attacco per Milano, sale il blocco di Voigtman, poi Napier va fino in fondo, tira in reversa, il primo canestro. Napier, la finta su Hackett, non ci casca Hackett, rimane giù di gambe, poi tira in allontanamento, Napier! È un segnale importante per Sassari che deve cercare di ridurre il più possibile il gap.